Assessore, tre buoni motivi per venire all'Oktoberfest. Beh, lei mi diceva, secondo il suo punto di vista, cosa potrebbe essere di stimolante e in qualche modo anche di simpatico. Beh, devo dire che per noi piemontesi, torinesi, per uno come sottoscritto che è il vice gran maestro dei Cavalieri del Roiero, il fatto di assaggiare sempre l'ottimo vino, sì, fa piacere, ma adesso intercaliamo un po' anche con ottima, eccellente birra. Questo è il primo. Il secondo, perché al di là della birra c'è una tradizione bavarese che viene trasferita a tutti gli effetti di qua e si crea un naturale gemellaggio tra Monaco di Baviera e Torino, il nostro Piemonte, complessivamente, con costumi, vestiti, tradizioni, boccali di birra da 2,5 litri circa e soprattutto 90 attrazioni del Luna Park che potranno richiamare famiglie e soprattutto tanti buon gustai. E allora ci vediamo all'Oktoberfest. Sicuramente sì, tutti invitati. Maria Luisa Coppa, presidente Ascom Torino e Provincia. Cosa aspettarsi da questo evento? Ci aspettiamo il successo come a Monaco, perché è un grandissimo evento. Torino città internazionale ormai, la prossima settimana abbiamo il Tour de France e a ottobre aggiungiamo al nostro calendario enogastronomico già molto rilevante l'Oktoberfest, una manifestazione meravigliosa nella sua città, Monaco, che si trasferirà a Torino per 15 giorni e credo che sia veramente un evento, un'emozione. Perché chi ha partecipato all'Oktoberfest sa quale cultura del territorio, quale cibo del territorio, quale passione, quale tradizione, quali costumi ci sono a Monaco. E avervi qui a Torino sarà per noi un grandissimo piacere. Grazie.